siamo in proiezione della partita con Francavilla, allora magari facciamo un passo indietro. Tutta questa vittoria con il Catanzaro, di solito le vittorie, i risultati sono la mia medicina per superare determinati momenti, giusto? Sì, di sicuro la vittoria porta entusiasmo, porta sorriso per affrontare la settimana nel migliore dei modi, però noi dobbiamo guardare la classifica e la classifica dice che, visti i nostri obiettivi, visto che noi siamo qui per fare grandissime cose, siamo un po' indietro, quindi poi veniamo da due sconfitte e questo non bisogna dimenticarlo, quindi andiamo a Francavilla con, sicuramente con un pizzico di entusiasmo in più, però per portare a casa dei punti, per fare una grandissima partita, ci vuole quella fame, quella cattiveria che ci ha contraddistinto contro il Catanzaro. Il Catanzaro è una squadra che se vedi già è ben organizzata, la squadra che ormai ha iniziato la preparazione con quei determinati uomini già da tempo, in effetti la Tefana sembra ancora un po' un work in progress, ma come sta procedendo questa fase di amalgama, soprattutto con gli ultimi arrivati? Ma di sicuro abbiamo trovato delle difficoltà, poi un po' la fortuna non ci ha aiutato in queste partite, però dobbiamo cercare di trovare quella mentalità giusta da Serie C, perché in altre categorie magari più superiori anche sul lato tecnico puoi uscirne fuori, però qui dobbiamo capire che bisogna giocare da Serie C, fame, cattiveria, arrivare soprattutto prima sulla palla, così si vince e poi abbiamo la qualità lì davanti che fa la differenza. Notavo un pizzico di rammarico, insomma, per quanto riguarda ecco la situazione di classifica, con le due sconfitte bruciano ancora? Ma bruciano perché sono venute in quel modo, quindi fino ad ora nessuno ci ha messo sotto, praticamente quelle due sconfitte ce le siamo meritati perché effettivamente i gol ce li siamo fatti da soli e poi dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo avere la testa per 95 minuti perché episodi di espulsione, magari che può perdere la testa, bisogna stare con la testa fino al 95esimo perché abbiamo la Serie C ha detto questo, squadre magari un po' più meno blasonate di noi hanno vinto. C'è un po' di confusione, nel senso che state cercando di inquadrare bene la situazione oppure trovate ancora un po' di problemi da questo punto di vista, almeno per quanto riguarda l'approccio, insomma. Ma di sicuro non è tanto chiaro, quello di sicuro, però non è tanto chiaro per noi, mentre per gli altri sì, lassù, perché se tu... Cioè, vedi la Juve Stabia, vedi il Trapani che hanno fatto 12 punti e poi altri che devono recuperare partite, poi vediamo se riescono a vincere, perciò loro hanno le idee ben chiare e hanno fatto un inizio di campionato stupendo, noi dobbiamo stare sul pezzo e fare questa rincorsa. Ma io nella mia carriera non ho mai visto l'avversario, il campionato è difficile, quello sicuramente, noi dobbiamo guardare noi stessi perché fortunatamente abbiamo una grande squadra, abbiamo gente che fa la differenza e niente, dobbiamo soltanto fare quello che sappiamo fare e fare più gruppo possibile, perché nella mia carriera, essendo stato sempre capitano, per me il gruppo è la cosa più importante. Magari non ci arrivavi con la tecnica, ma ci arrivavi con la testa, e la testa che muove tutto, è lì che fai la differenza. Giustamente tu sottolinei il fatto che non basta sempre la giocata del singolo, un po' come quello con Catanzaro. No, noi come ho detto prima, fortunatamente abbiamo una grande squadra che il singolo ce l'abbiamo. Quindi noi dobbiamo stare sul pezzo, umili, per 95 minuti, dobbiamo stare lì, battagliare, arrivare sempre prima sulla palla perché poi sappiamo che
abbiamo della qualità lì davanti che ce la può risolvere anche al 95esimo. Ma guarda, il calcio è strano, costruisci per una cosa, basta una partita e ti ritrovi un'altra, sia per il modulo, sia per i calciatori, sia per altro, purtroppo il campo che dice tutto. E fatto sta che venendo da due sconfitte di fila, in quel modo il mister deve essere bravo, è stato molto bravo a trovare quella solidità difensiva importante. Qua dimostra la maturità del gruppo, dei calciatori, perché l'abbiamo provato 2 o 3 giorni e abbiamo fatto, seppur una partita non bellissima dal punto di vista tecnico e di palleggio, ma è stata una grande squadra d'alta classifica. E poi abbiamo vinto contro una squadra che punta a vincere, aveva un morale altissimo, una testa già proiettata alle alte zone, quindi penso che questa casertana di Catanzaro merita un grande applauso. Questo comporta qualcosa rispetto agli altri compagni? Ma assolutamente no, perché quando la palla è... il calcio è semplice, poi va bene, di sicuro conoscendoti di più ti aiuta un po', però se ti alleni e alleni conosci subito il compagno, quindi il calcio è semplice. Anche il, non dimentichiamo, un grandissimo passaggio me l'ha fatto Floro Flores in quell'azione, perché lì guardare dietro e darmela con una transizione così potente, giusta, nei tempi giusti, è lì che fa la differenza. Ripeto, siamo un po' indietro, ma dobbiamo velocizzare il tutto perché la classifica non aspetta. Posso? Grazie. Okay.